lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Ragazze, peggio, sono sotto Bentiran, sotto Aulin, mi facevano male le orecchie. Comunque, volevamo darvi i nostri auguri di buona immacolata a tutti voi e famiglia. E poi c'era Patty Glass che più volte nei commenti mi ha detto che voleva essere salutata. Ti saluto, tesoro, un bacio. E poi c'era un'altra persona che voleva essere salutata da te, che voleva essere salutata da te, Maria Sacco, dillo. Maria Sacco, ripeti. Maria Sacco. E cosa fai là? Saluto. Mandagli un bacino. Ciao Maria. Ciao, ciao. Allora, questo tipo di pasta ve l'ho fatto vedere più volte come lo facciamo. Sono i conchiglioni con melanzane, mozzarella, sugo di pomodoro e besciamella. Si scottano un po' e poi va tutto in forno e vengono buonissimi. Adesso poi vi farò vedere l'effetto allora, finale. Allora, primo strato di salsa, dove già abbiamo messo dentro le melanzane. Grana grattugiato. E poi la pasta. Un attimo, Giuliana. Lui va a sistemarla così. Fa tutto il primo strato. No amore, perché papà si è lavato le mani ne ha pulite, tu hai toccato di tutto. Lascia stare, poi sei piccola. E ti bruci. E ti bruci poi a parte tutto, perché comunque è calda. È ora di rimettere il sugo, di nuovo sugo e melanzane, facciamo l'altro strato. E qua ci va pure la besciamella, giusto? Sì, già nella salsa pure gliel'ho messo. Anche nella salsa gliel'ha messo, ok, io avevo perso questo passaggio perché lui è lo chef di casa. Ok, secondo strato di salsa e melanzane, andiamo a mettere la besciamella. Sì. La spalmi? Sì. Sì, ok, andiamo a spalmarla. E poi mettiamo uno strato di mozzarella, giusto? La mettiamo alla fine. Un po' in alto, però. Un poco anche adesso, in questo strato, e poi alla fine. La mozzarella sta là, me l'avevo fatta vedere già tagliata. E poi andiamo a fare il secondo strato. Strato di mozzarella, come vi dicevo prima. Che poi posso fare io, lo so. Amore, no, tu la butti tutta in un punto. No, ok. Ovviamente siamo a casa per l'Immacolata, dico, ci mancherebbe, a parte che io sono influenzata da morire e poi comunque mia mamma ancora è ripresa. E ce la prendiamo comoda comoda a casa. È la mia pasta preferita, me la sono mangiata questa prima. Buona. Prego. Spolverata di grana, che poi facciamo anche nello strato superiore, l'ultimo strato.
altra pasta. Quindi andiamo a fare l'altro strato uguale a questo, tranne per la besciamella. Mia figlia si è fissata che deve mettere questo formaggio. Comunque ne abbiamo fatto anche una taglietta più piccolina. E quella è quella grande. Gli manca solamente la spolverata di formaggio sopra, di grana, e poi in forno. Wow, una pioggia proprio. Come questo mettilo? Mi bravo! Forno già caldo, pronto, e inforniamo. E siamo in forno e adesso ne andiamo a preparare il piatto con i salumi, e questo sarà il nostro antipasto, antipasto all'italiana con i salumi e la pasta. E poi abbiamo finito, terminato. Ed eccola pronta. Intendo come pranzo, dico, siamo io, mio marito, mia madre e i miei figli, dico, a voglia. Poi dolcino, caffè, e poi stasera c'è il pollo. Com'è sto pollo? Fallo vedere. Il rollo di pollo. Il rollo di pollo ripieno di prosciutto e mozzarella, giusto? Prosciutto e mozzarella. Semplice. Il rollo di pollo, prosciutto e mozzarella e patate. E questa è stata la nostra Immacolata. Ragazze, noi vi mandiamo un grosso bacio, buona Immacolata a tutti voi, anche le... Aspettate, dai. Ciao, ciao. Anche tu. Buona Immacolata e ci vediamo lunedì se tutto va bene. Un bacio a tutti.